Eccomi, scusatemi, ma prima con tutte queste passerelle non si capiva niente. Guarda, sono dovuta ritornare di gran corsa. Funziona l'idea? Funziona o no il discorso moda? Mi sentite? Non capisco. Sì, ok. Allora, scusatemi per prima, ma tu capisci che con tutto questo sbattimento di passerella non si capiva niente sugli uccelli passerella, quindi sono ritornata di urgenza, di grande urgenza. Sto aspettando il bambino di Luca, quindi faccio tipo il sabato la pasta alla carbonara, così gli faccio capire che mangio anch'io, sai quei fatti? Allora, vi volevo dire questo. Ho letto questo tweet stamattina che un po' mi ha inquietata. Fra l'altro di una mia cara amica, Vittoria Schisano, ha ritwittato un post di Piero Chiambretti. Piero Chiambretti le chiede, forse è lei che sarà stata ospite, valla a capire questo cazzo di programma che fa. Comunque gli chiede la differenza tra la pancetta varosolata e la differenza che passa tra l'operata e le trans. Che la trans è no, tra lo tra trans è, che differenza c'è tra trans e operato? Che trans è il cri che operato non ce l'ha. Innanzitutto io direi gran maleducato e tu Vittoria che non ti rendi conto di una mancanza di rispetto nei tuoi confronti e nei confronti di tutte le altre così grande, che non ti rendi conto che nonostante l'operazione l'operato rimane con una O e non con una A. Quindi tipo un cappone, fallo come vuoi. Tunna sì e non muore quattrata, si dice in Sicilia. Seconda cosa, di solito quelli che si atteggiano come te, Piero Chiambretti, sono quelli che tipo da Zara si strattonano moglie e marito, fanno così. Nel momento in cui però la moglie si gira, dopo la battuta di solito di pessimo gusto paragonabile alla tua, ma che le fai in televisione quindi sei pessimo, sappi che appena la moglie è girata, dopo che ti sei sentita dire proprio in faccia trans, travestì, cioè tutto, lui appena ha fatto rilassare la moglie, furbescamente cosa fa? Ti schiaccia l'occhio e ti dà un numerino di telefono, succede a me che non mi vesto da mignotta, almeno 5 volte al giorno. Quindi io dico, se avete un problema, ragazzi miei, risolvetelo da uno psicologo, non è che ci dovete intossicare pure a noi. E poi, caro Piero Chiambretti, io che sono portatrice di Crick, la prossima volta che ti vedo mi metto in ginocchio così, considerando la differenza d'altezza, e ti arrivo precisa qua, e ti tiro un Crick in testa a lasciarti morto. Maleducato, cafone, facchino che non sei altro, perché l'ironia ha un senso, la maleducazione ne ha un'altra. E tu sei un gran villano e cafone, l'hai fatto con me quando mi hai intervistata e ora con lei che non si è resa conto. Avrà atrofizzato qualcos'altro oltre l'ormone, che cos'è che aveva atrofizzato noi testicoli, l'ovaio, capito? Sì, perché anche mia sorella ce l'ha, la barba e il pizzetto perché l'ho atrofizzato. Sì. Comunque, un bacio a tutte. Io non ho l'ho atrofizzato. Sono portatrice sana di Crick e sono fierissima di questo. Un bacio a tutte le ragazze dell'universo. Oh, che si sentono tali, ecco, no? E un bacio anche a voi, Birbantelli, che vi piace così tanto nonostante tutto. I love you, cafone.